benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il mondo del teatro piange oggi la perdita di Roberto Sturno, pilastro e membro fondatore della prestigiosa compagnia Mauri Sturno. La sua improvvisa scomparsa lascia un'ombra nel panorama teatrale, privandoci di una figura che rappresentava l'essenza di un'arte eterna. Nota per la sua peculiare visione del teatro, la compagnia Mauri Sturno ha regalato al pubblico spettacoli ineguagliabili. Un approccio creativo, che iniziava ben prima della messa in scena, segnando indelebilmente chi aveva il privilegio di assistere a tali rappresentazioni. E Nathan Beckett, con le magistrali performance di Glauco Mauri e Roberto Sturno, rimane tra gli spettacoli più emblematici. Un particolare momento di questo pezzo vedeva l'apparizione di due entità misteriose, evanescenti e mascherate, che evocavano le inquietanti banshee dell'Irlanda. Il loro passaggio silenzioso sul palco, tra realtà e finzione, coinvolgeva il pubblico in un'esperienza quasi trascendentale. Nella scia di queste apparizioni, la compagnia tracciava confini labili tra il reale e l'immaginario, spingendo gli spettatori verso introspezioni profonde. Mai banali o autoreferenziali, Mauri e Sturno erano maestri nel creare momenti di tensione palpabile, risvegliando emozioni forti e contrastanti nel pubblico. Dopo il turbamento suscitato dalle banshee, gli spettatori emergevano come rinati, avendo sfiorato l'abissale e ritrovandosi in una gratificante quiete. Il teatro oggi ha perso un grande maestro, ma il ricordo di Roberto Sturno e il suo impegno artistico continueranno a risplendere nella storia e nell'ispirazione offerta alle future generazioni di artisti. Il suo retaggio nella compagnia Mauri Sturno rimarrà immortale, testimone del suo inconfondibile talento. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!